stasera alle 20.15 e alle 23.15 torna la normale programmazione serale del telegiornale, con la presenza del conduttore in studio. Si tratta di un primo inizio delle regolari trasmissioni dell'emittente televisiva dopo un periodo di stand-by durato quasi 2 mesi, determinato dall'emergenza coronavirus. Uno stand-by che comunque ha garantito, come sempre, una quotidiana e puntuale informazione su quanto avvenuto in uno dei periodi più drammatici dell'ultimo secolo. E c'è da dire che, come sempre, il pubblico ha gradito, assicurando ascolti record alle varie edizioni del telegiornale in loop diffuse durante la giornata e che adesso resteranno per le edizioni delle 12.30, delle 13.50 e delle 15.30 al videogiornale mattutino e al nostro sito telematico. Progressivamente la programmazione di TRC si arricchirà dei vecchi e nuovi appuntamenti, ma ci sarà tempo per parlarne. Riaprono i parchi, che possono contare su una gestione che ne consenta apertura e chiusura, e gli arenili. Il tutto però potrà essere fruito solo singolarmente, osservando le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente. Lo dispone l'ordinanza emanata oggi dal sindaco tedesco, che revoca il precedente provvedimento del 31 marzo scorso che aveva disposto l'interdizione. Nei parchi i giochi per bambini non potranno essere utilizzati e dovrà essere cura dei gestori indicarne l'interdizione. Saranno anche possibili la pesca sportiva anche subacquea, rispettando però le distanze di sicurezza per quanto concerne quella svolta sugli arenili e la pratica sportiva svolta singolarmente, nonché gli allenamenti degli atleti professionisti e di quelli di interesse nazionale del Comitato Olimpico e del Comitato Paralimpico. Contrariamente a quanto invece era stato annunciato nei giorni scorsi, non è stata firmata l'ordinanza per consentire la riapertura dei cimiteri. Il silenzio a volte irreale di questi quasi 2 mesi di quasi quarantena è stato improvvisamente spezzato ieri sera dai caratteristici rumori di uno spettacolo pirotecnico. Si è trattato, diciamolo subito, di una cosa di brevissima durata. Pochi secondi di luci ed esplosioni avvertiti nitidamente soprattutto nel centro cittadino. A quanto sembra si è trattato dell'iniziativa estemporanea e anche di cattivo gusto di un artigiano che ha voluto, in un modo quanto mai singolare, festeggiare la fine del lockdown e l'inizio a partire da oggi di quella che tutti sperano possa essere una vita migliore. Molto comunque dipenderà da noi e dai nostri comportamenti. Nessun contagio per quanto riguarda ieri, né a Civitavecchia e neanche negli altri 27 comuni che fanno parte dell'ASL Roma 4. È il riscontro del tutto positivo del report quotidiano fornito dall'assessorato regionale alla sanità e dalla stessa azienda sanitaria. Un altro aspetto positivo è rappresentato dalle guarigioni, che sono state 7 e che fanno arrivare a 100 il numero delle persone attualmente positive. L'aspetto negativo è purtroppo rappresentato dal decesso di una donna di 86 anni, paziente della RSA Madonna del Rosario. A Civitavecchia dall'inizio della malattia è stato di 29 il numero dei morti, 29 decessi, gran parte dei quali purtroppo hanno riguardato degenti della stessa Madonna del Rosario e dell'altra RSA, il Bello Sguardo. Senza porta a porta, nel mese di ottobre 2018 il comune spendeva oltre 270.000 euro per trattare e smaltire 2.000 tonnellate, mentre ad ottobre 2019, con il porta a porta esteso a tutta la città, venivano conferite 560 tonnellate per una spesa di circa 95.000 euro. Quindi un risparmio di 175.000 euro in un solo mese, considerando tra l'altro che nel 2019 c'è stato un importante aumento della tariffa di conferimento in discarica. Lo rivela il gruppo consigliere del Movimento 5 Stelle, che annuncia di voler mettere in atto tutte le azioni possibili per impedire quello che definisce un passo indietro alla civiltà di Civitavecchia. Ma non sono solo i 5 Stelle a dichiararsi pronti alle barricate contro la decisione assunta il 30 aprile scorso dalla Giunta. Proteste arrivano infatti oltre che dalle altre forze di opposizione, da comitati e associazioni. Forza Italia e Lista Tedesco Polo Democratico, dal canto loro, parlano invece di una raccolta differenziata che sarà più ecologica, più moderna e soprattutto meno costosa. Se c'è qualcuno che presto potrebbe essere chiamato a spiegare a chi di dovere cosa ha fatto e quanto ha percepito dall'ente che purtroppo ancora presiede, è proprio questo signore che, come una rampatella, imperterrito resta attaccata ad una poltrona nonostante le norme e i regolamenti. Inizia così un intervento dei consiglieri di minoranza dell'Università Agraria, Erminio Pepe, Stefano Godani, Maria Assunta Borgi e Davide Tiranti, i quali prendono a spunto le dichiarazioni del presidente Daniele De Paulis, che ha annunciato querele nei confronti di quanti hanno parlato di estorsione, riferendosi alle somme incassate dall'ente a titolo di uso civico e chiesto un intervento delle istituzioni preposte, ovvero Comune e Regione.
Conoscendo le indubbie capacità oratorie del presidente dell'Agraria, sostengono i consiglieri di minoranza, siamo certi che non avrà alcun problema ad accettare un confronto pubblico con noi, in prima persona e senza i suoi sempre presenti consulenti esterni, magari in TV, dove sicuramente non si troverà il clima da stadio che non gioverebbe al confronto e a spese nostre. Un lungo intervento nel quale arrivano prese di distanza dalla politica portuale di oggi e di ieri. Non può definirsi altrimenti l'intervento delle organizzazioni sindacali del settore trasporti di CGIL, UIL, USB e UGL, nel quale tutti i sindacati del comparto, tranne la CISL, attaccano preliminarmente le passate gestioni dell'autorità portuale, quelle che, e lo scrivono in grassetto, hanno fatto la poco lungimirante scelta di trasformare il porto in un approdo quasi esclusivamente turistico, trascurando il settore commerciale, richiamano la necessità di promuovere la logistica integrata al servizio della capitale e poi attaccano gli attuali inquilini di Molo Vespucci. Nello specifico CGIL, UIL, USB e UGL parlano di una gestione da troppo tempo rinchiusa in una torre d'avorio, di un presidente Di Maio assente da 2 mesi, anche se nel corso dell'ultimo partenariato ci ha snocciolato, scrivono, le tantissime conference call effettuate. E proprio a proposito di conference call, lamentano la mancata effettuazione di quella nella quale discutere delle procedure avviate per gli ammortizzatori sociali, tra le quali la ciliegina sulla torta della CIG per i lavoratori delle società di interesse generale. Il dirigente della Polfer, Giovanni Boccalato, ha lasciato il servizio per pensionamento. Al vertice del commissariato della Polizia Ferroviaria di Civitavecchia dal 1996, Boccalato ha voluto ringraziare quanti a vario titolo e a tutti i livelli hanno collaborato con lui nel corso dei tanti anni trascorsi alla guida degli uffici di Via Santa Fermina. Continuate a seguirci sui nostri profili social, alla pagina TRC Giornale e sul nostro sito www.trcgiornale.it.